Eccomi qua ancora con voi. Ho finito di leggere questo libro, Quando le montagne cantano. È un libro che ha venduto molto. Nguyen Phan Khe Mai, se l'ho pronunciata bene. È una saga, è una storia, è un romanzo storico, ambientato in Vietnam, è vietnamita naturalmente, la scrittrice. La scrittrice ha scritto questo libro per raccontare la storia sua e della sua famiglia. In particolare della nonna, i fratelli, quindi mamma e zii, e lei stessa. Tutto il libro è raccontato come figure principali, la nonna, sempre presente, la figlia. La famiglia è molto ampia, che a volte si riunisce, a volte si separa. E questa famiglia, qualcuno muore naturalmente, questa famiglia vive i drammi del Vietnam, a partire dalla presenza francese, la guerra di liberazione, poi la guerra contro gli americani, la guerra del Vietnam e quello poi che è successo dopo. Sono moltissimi gli episodi di brutti, di sangue, di violenza che vedono questa famiglia, no? Che passa dalla situazione di benessere, la situazione di estrema, assoluta povertà, per poi tornare ad essere ancora unita e dopo la guerra unita e con tutti i problemi. Qual è il filo conduttore di questo? Credo che il filo conduttore sia appunto la storia di questa nonna che racconta, gran parte del testo sono i racconti della nonna alla figlia. È un libro che prende, è un libro che commuove. Io ho cominciato a leggerlo così alla sera, no? Un pochino prima di dormire, poi gli ultimi 3 giorni non ho fatto altro che leggere questo libro che ti prende sempre di più. No? È un libro di circa 400 pagine, 350 pagine, scritto anche in grosso, quindi insomma è un bel librone. Ed è questa storia, questa lunga storia. Ci sono altri elementi, sono per esempio il buddismo, sono buddisti, ma non è che sia presente il buddismo come, no? Propaganda, quella eccetera. No. L'attenzione per gli avi, per i progenitori, alcuni riti che avevano fatto. E la tentativo, direi, di trovare sempre momenti di riunione, di compassione e del bene, di fare del bene. A un certo punto la nonna trova alcune persone che ormai vecchie, però avevano contribuito alla povertà della famiglia durante la rivoluzione agraria, che è stata un grandissimo, anche un bagno di sangue, ebbene le aiuta, potrebbe odiarle, potrebbe fare loro del male, ma le aiuta. Ecco, questo libro si legge e si legge molto molto bene, è ambientato tutto nel Vietnam, sostanzialmente nel Vietnam del Nord, e io credo che sia un meraviglioso aiuto per come dire, trovare dei momenti di serenità, un libro sereno, ecco, un libro puro. Parlando anche di argomenti molto molto negativi, di violenza, è un libro che ti trasmette serenità. Oh, non è un libro per i troppo buoni, no? Tipo una favoletta per i buoni, no, è un libro storico e di questa storia della famiglia. La nonna è una figura importantissima, di una donna forte che lotta continuamente per la sua famiglia, e la nipote in qualche modo prende su di sé tutte le caratteristiche della nonna, di forza ma al tempo stesso di estrema dolcezza. Io ve lo consiglio veramente di tutto cuore. Quando le montagne cantano, la casa editrice, non la conoscevo, Nord si chiama, ed è fantastico, una saga di famiglia, la definisce lì nella copertina, in un paese diviso ma che in qualche modo si concentra su questo. Ecco, questi sono quei libri che sono belli, perché questo libro, come altri, riesce a unire la storia locale di questa famiglia con i grandi avvenimenti del paese nel quale vivo. Ecco, ve lo consiglio. Buona lettura.